al manager della Darsena Saline, il nostro partner. Buonasera a tutti, sono Marco Pueghin, Darsena di Saline. Per noi è un piacere ospitare questo evento stasera con la collaborazione di Francisco e dell'associazione. Darsena di Saline è un parco turistico operativo ormai da oltre 30 anni e dal 1994 Darsena di Saline partecipa alle campagne di politica ambientale di FAI International e quindi Bandiera Blu. E quindi otteniamo il riconoscimento della bandiera blu da 30 anni, da un paio d'anni siamo certificati ISO 14001, quindi certificazione ambientale per i nostri processi a terra, e quindi da sempre il Marina è attento a operare nel rispetto dell'elemento che per noi è il pane quotidiano, cioè l'acqua. Lavoriamo all'interno della Lagoa di Venezia, un ambiente estremamente delicato. L'acqua per noi è l'elemento essenziale con cui lavoriamo e dobbiamo avere una particolare attenzione all'acqua. Tra le varie iniziative che negli anni e nella nostra storia abbiamo portato avanti, l'ultima della nostra, diciamo, della nostra attività è questa innovazione tecnologica che da quest'anno, dal 2023, abbiamo acquistato. È un prodotto un brevetto italiano, una tecnologia nostra, italiana, e consiste in un prodotto appunto di che permette l'assorbimento e la pulizia degli specchi acquei da idrocarburi dispersi. Prima di raccontarvi altre cose però farei partire un video che è molto rappresentativo. D'olio d'autore o di gasolio, potrebbe essere qualsiasi cosa. Questo prodotto, questa spugna appoggiata in acqua ha la capacità di assorbire e trattenere solo la sostanza oleosa, solo l'idrocarburo e non l'acqua, per cui è estremamente efficace nella pulizia degli specchi acquei. Oltre a questo, la vera novità è che se il prodotto viene strizzato è riutilizzabile, e questa è una novità veramente rivoluzionaria, perché significa che non si butta via il prodotto, ma permette la separazione dell'olio e dell'idrocarburo dalla spugna. L'olio segue il suo percorso di smaltimento come già avviene oggi, ma la spugna sporca non diventa un rifiuto speciale, ma rimane uno strumento riutilizzabile. Vi faccio vedere un paio di cose. Allora, davvero, dal vivo, Darsena di Saline si è dotata di questo prodotto inizialmente come prodotto ad uso interno. Noi come porto turistico siamo obbligati a dotarci di strumenti che in caso di sversamento di idrocarburi nei nostri specchi acquei ci permettano di arginare l'effetto ambientale o ancora meglio in questo caso raccoglierli. E allora abbiamo acquistato questi tappeti che possono essere buttati in acqua semplicemente o trainati dal nostro bacino di servizio attraverso opportuni ganci. O quando la macchia di idrocarburo è più circoscritta possiamo intervenire anche con questo mop, tipo un moccio di casa, e dalla banchina o dalla barchetta possiamo assorbire l'idrocarburo disperso. E a questo però il tutto non sarebbe davvero rivoluzionario se a questo non venisse associato questo signore qua, che è lo strizzatore. È un banalissimo strizzatore fatto con bolli d'acciaio. Il tappeto bagnato si appoggia qui sopra, si strizza, lui esce pulito dall'altra parte e tutto l'olio, solo olio perché l'acqua viene trattenuta dalla spugna, finisce in questo vascone. Dal vascone l'olio viene trasferito su una tanica di raccolta e poi smaltito come smaltiamo tutto il resto dell'olio che viene prodotto nel nostro cantiere nautico. Ecco, quindi ci tenevamo stasera a dare il nostro piccolo contributo.
tutta la conferenza che abbiamo dato Francisco, perché riteniamo che questa tecnologia, che è ancora poco conosciuta, sia davvero rivoluzionaria nel nostro ambiente, che è quello dell'autica di porto, ma in generale nel mondo della pulizia degli specchi acquei. Questa azienda, premesso che io non sono qui per far pubblicità a nessuno, ma solo per trasferirgli un'innovazione tecnologica, questa azienda ha lavorato principalmente nei grandi sversamenti di idrocarburi a livello industriale e solo recentemente ha ritenuto di applicare la tecnologia al mondo del biporto. E quindi siamo ancora ai primi passi. E cogliamo anche l'occasione, anche a livello simbolico, per regalare un kit di questo prodotto all'Associazione Amico Giardiniere, che possa diventare magari il simbolo di una collaborazione che è già in atto, ma magari per voi è uno spunto per cose buone. Il problema della plastica e del microplastica, ringrazio, per me è studio tutto. Io stasera ho toccato uno studio, è stata una cosa bellissima. Quindi ringrazio la dottoressa Sassi. Il problema principale della plastica, secondo me, visto da un manovale della plastica, perché noi siamo manovali e andiamo sul campo e facciamo delle raccolte, cioè quelle manuali, che sono molto importanti. Ma la plastica arriva da qualche parte, scende da qualche parte, scende con le piene, scende con le, come lo sappiamo, sono bagnati da fiumi bellissimi come Po, bellissimi come Brenta e l'Adige. Quindi da lì scende di tutto. Ragazzi, se avete visto le piene ultime che sono state, viene giù di tutto, ok? Quindi qualunque cosa che viene in mente, lungo il Brenta la trovate, ok? Quindi dal grande frigorifero che galleggia e va in mare, alla microplastica, ormai microplastica. Quindi il problema è a monte, secondo me. Ci sono dei nuovi sistemi, che questa sera ho portato Vanni Cobo, che sta lavorando a un progetto incredibile, che si chiama River Cleaning, un sistema di eliche, è un sistema meraviglioso per fermare e raccogliere la plastica, che è veramente... Quindi, non sto qui a far parlare, cioè far parlare l'anno, non c'è molto tempo. Il progetto si chiama River Cleaning. Ci sono già dei posti fissi, ci sono già degli impianti fissi nei fiumi, ne sarà installato uno nel Po di Gnocca a breve. Sono delle barriere a forma di elica, okay, che convogliano quello che scende dal fiume, quindi plastica, legname, eccetera, e può essere separato con un sistema che ha inventato Vanni. Okay? Quindi batte contro queste eliche girano con la forza della corrente, convogliano la plastica all'interno di reti, dei bacini, eccetera, e da lì si può fare la selezione, cioè togliere la plastica, togliere il legname, smaltire. Oltre a questo, Vanni ha studiato anche un sistema per raccogliere l'idrocarburo, quindi tutto quello che viene giù, olio, gasolio, eccetera, assorbire, smaltire. Andate a vedere River Cleaning, lo trovate ovunque su internet. Quindi. Ecco, mi ero dimenticato prima di presentare Vanni, lui è Vanni Covolo. Io l'ho conosciuto qualche anno fa, il suo progetto, all'inizio dici sì, vabbè, e dopo. No, il progetto funziona, esiste, è attivo lungo i fiumi e sarà attivo anche lungo il Po di Gnocca